Si è insediato stamani il nuovo procuratore della Repubblica del Tribunale di Ragusa, Fabio Danna, originario di Messina, è stato sostituto procuratore generale a Caltanissetta e a Messina PM della DDA. La cerimonia di insediamento si è tenuta nell'aula Firinciel del Tribunale di Ragusa. Trasportava a casa malati terminali, li uccideva in ambulanza per favorire clan mafiosi di Biancaviglia Adrano e il giro di affari per vestizione e trasporto chiedevano 300 euro. Con l'operazione ambulanza della morte è stato arrestato un 42enne di Adrano per omicidio volontario. È stata aperta la circonvallazione a Sciche, dentro gennaio sarà trasferita l'ambulanza medicalizzata all'ospedale Busacca, il cui pronto soccorso è stato convertito in PTE. Lo ha garantito il commissario dell'Assessetto Salvatore Lucio Ficarra. Adoperarsi al massimo affinché il Ragusano DOP diventi prodotto simbolo del territorio ibleo. Presentato anche il logo che consentirà più facilmente di individuare i punti vendita. Buon pomeriggio e ancora ben trovati a questo nuovo appuntamento con MTG. Lo avete sentito dai titoli, si è insediato questa mattina il nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Fabio Danna, originario di Messina, è stato anche sostituto procuratore generale a Caltanissetta PM della DDA di Messina. La cerimonia di insediamento si è tenuta nell'aula Firrincella, alla presenza dei magistrati sia della Procura che dei vari uffici del Tribunale, ma anche alla presenza delle massime autorità e rappresentanti delle istituzioni. Vediamo il servizio di Carmela Minardo. Da quello che mi è stato illustrato, da quello che ho potuto leggere, praticamente la criminalità qui è diffusa a largo spettro e la tipologia dei reati sono i più vari. Si va dall'immigrazione, si va dalla droga, si passa attraverso il caporalato, non dimenticando ovviamente quella che è la criminalità organizzata di cui si occupa la direzione distrettuale di Catania, ma ovviamente cercherò di dare anche il mio contributo grazie all'esperienza maturata appunto negli uffici e di Caltanissetta di Messina in passato. L'area Iblea, un tempo considerata estranea alle grandi tematiche criminali, non è più una zona franca e richiede un impegno straordinario sia nella prevenzione che nella repressione del crimine. Il nuovo procuratore del Tribunale di Ragusa, Fabio Danna, ha già studiato alcune specificità anche sulla base della tipologia delle inchieste più recenti e annuncia di proseguire l'opera con slancio immutato. Dopo 9 mesi di vacazio, stamani la cerimonia di insediamento nell'aula Firrincelli alla presenza dei magistrati sia della Procura che dei vari uffici del Tribunale, avvocati, autorità e rappresentanti delle istituzioni. Presente anche Carmelo Petralia nella duplice veste di ex procuratore capo di Ragusa e procuratore aggiunto del Tribunale di Catania. Danna, 54 anni, messinese. Nella sua carriera è stato giudice per 5 anni a Palmi. 17 li ha trascorsi nella Procura di Messina e gli ultimi 4 anni e mezzo ha svolto le funzioni di sostituto procuratore generale a Caltanissetta. Prima di prendere servizio mi sono relazionato con il collega Petralia che fino a qualche mese fa ha diretto brillantemente questa procura e questo chiaramente è stato il primo passo. Ma ho letto anche molte carte, molti documenti, l'ispezione del 2015. Venendo da una realtà limitrofa che è quella di Caltanissetta, conosco parzialmente anche la situazione di Vittoria, quindi le problematiche che il territorio vittoriese in particolare ha, ma credo che siano problematiche tra l'altro comuni a tutte le province messine e siciliane, in particolare come Messina, Catania e Caltanissetta, dove io ho lavorato già in passato. Come sostituto procuratore generale a Caltanissetta mi sono occupato di parecchie indagini in sede di d'appello, ovviamente di processi, anzi, che riguardavano appunto la Stile e le organizzazioni criminali che operavano nel triangolo Vittoria, Niscemi, Gela. La mafia tende a inabissarsi, a lavorare sotto banco, evitare di apparire, di creare del clamore mediatico, e per questo diventa molto più pericoloso, perché un fenomeno che si vede lo si può anche combattere più facilmente, un fenomeno strisciante, sotterraneo, sommerso diventa più difficile e soprattutto rischia di accrescere il proprio consenso nella società. E con l'operazione Ambulanza della Morte è stato arrestato un 42enne di Adrano con l'accusa di omicidio volontario. L'uomo, mentre trasportava a casa i malati terminali, li uccideva in ambulanza per favorire i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano e favoriva ovviamente anche il giro di affari. Per vestizione e trasporto chiedevano anche 300 euro. Sentiamo i dettagli da Sara Donzuso.
Malati terminali uccisi nelle ambulanze, un fatto terribile di cui si è parlato già l'estate scorsa e che oggi ribalza nuovamente agli onori della cronaca con l'arresto di un non 42enne, Davide Garofalo di Adrano. Il reato contestato è omicidio volontario nei confronti di queste tre persone, con l'aggravante di aver commesso questi reati al fine di agevolare le attività illecite sia dell'associazione di tipo mafioso, operante a Biancavilla e storicamente denominato clan Mazzaia Toscano Tomasello, sia dell'associazione di tipo mafioso operante ad Adrano e storicamente denominato clan Sant'Angelo. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni e dai parenti delle vittime, i malati terminali sarebbero stati uccisi all'interno di un'ambulanza in uso al Garofalo, iniettando aria nel sistema sanguigno dei pazienti, cagionandone la morte per embolia gassosa. Il decesso avveniva durante il trasporto dall'ospedale in prevalenza di Biancavilla all'abitazione dei pazienti dimessi. I casi sarebbero iniziati nel 2012 all'insaputa del personale sanitario e dei medici. Successivamente, al momento della consegna della salma ai familiari, veniva riferito falsamente che il decesso era avvenuto per cause naturali durante il trasporto. Il guadagno per il servizio di trasporto e di vestizione dei defunti era di circa 300 euro. Tre le morti accertate, ma ci sono oltre 50 casi sospetti. L'indagine è stata denominata ambulanza della morte e prosegue con le operazioni Onda d'Urto a 9 mesi all'operazione Reset. Un'importante operazione che ha permesso di mettere in luce un fatto gravissimo che potrebbe contare anche 50 casi, lo affermano gli inquirenti a margine della conferenza stampa sull'operazione appunto ambulanza della morte. Sentiamo le loro interviste. Agganci stringenti e molto pressanti proprio perché la copertura del servizio di trasporto delle persone dagli ospedali alle abitazioni era completamente gestita e controllata dai clan di riferimento del territorio e questo è stato accertato nel corso di precedenti indagini sempre coordinate dalla Procura di Catania e condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Paternò. E proprio le indagini, le attività di contrasto alla criminalità organizzata della zona ha consentito ai testimoni di prendere coraggio e di denunciare degli episodi assolutamente tragici che si verificavano all'interno delle ambulanze e ai quali avevano assistito e che non avevano riferito probabilmente proprio per il timore delle possibili ritorsioni da parte dei clan. È stata contestata alla persona tratta in arresto l'aggravante della crudeltà, che sapete che è prevista dal nostro codice penale e va a sottolineare proprio la mancanza di sensibilità che abbiamo riscontrato grazie anche alle testimonianze da parte di questo soggetto tratto in arresto in un momento estremamente delicato della vita di una persona. Un legame con non due operazioni precedenti? Questa operazione ovviamente è al culmine di due interventi che sono stati condotti dalla compagnia di Paternò in un territorio particolarmente difficile grazie all'attività delle stazioni che operano a Paternò, Adrano e Biancavilla. I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato più di 300.000 articoli per un valore commerciale di circa 600.000 euro in negozi a Modica, Pozzallo e Ragusa. Sono stati rinvenuti vestiti di Babbo Natale, luminari, lavagne per bambini, peluche, costruzioni, giocattoli vari dei principali protagonisti dei cartoni animati per bambini quali Paw Patrol, Hello Kitty, Pokémon e personaggi delle serie cinematografiche Marvel e Walt Disney, tutti prodotti di senza tracciabilità, senza il marchio della Comunità Europea. La Guardia di Finanza ha segnalato i tre titolari dei negozi e per due di loro è anche scattata la denuncia penale per contraffazione e frode in commercio. Le Fiamme Gialle consigliano di acquistare merce solo nei negozi fidati, completi delle informazioni sul prodotto e delle istruzioni d'uso in italiano, oltre che del marchio della Comunità Europea. È ufficialmente iniziata l'operazione Natale Sicuro dei Carabinieri della Compagnia di Modica, che ha portato a due arresti e due denunce, lotta all'abusivismo commerciale e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione Natale Sicuro ha sortito i primi effetti. Uno spacciatore in detenzione domiciliare continuava a esercitare la cessione della droga. In manette, in flagranza di reato, è finito il 20enne spicese Christian Salonia. Durante il blitz sono stati rinvenuti all'interno di un mobile oltre 300 grammi di marijuana. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 3.000 euro. È stato anche rinvenuto lo stupefacente dentro una confezione di gelati, 100 grammi di marijuana suddivisa in dosi e pronte per lo spaccio. In questo caso è stato arrestato un idraulico ragusano di 37 anni, incensurato.
I carabinieri della stazione di Dona Lucato hanno intercettato l'auto sospetta con a bordo il giovane ragusano. La droga sequestrata avrebbe fruttato circa 1000 euro. In un'altra operazione, invece, i militari dell'arma hanno scoperto l'attività illecita di padre e figlio catanesi di 72 e 26 anni. A Pozzallo i due avevano installato una bancarella per vendere merce contraffatta. Numerosi profumi di marche di lusso, di dubbia provenienza. La merce sequestrata ammonta a circa 5.000 euro. I due uomini sono stati denunciati per commercio in prodotto con segni falsi, ricettazione e frode in commercio. L'operazione Natale Sicuro prosegue intensamente fino all'Epifania. E si sono concluse le indagini sullo sbarco dei 328 migranti che sono arrivati al porto di Pozzallo lunedì scorso a bordo della nave Aquarius. Sono stati fermati due scafisti dalla polizia. Sono un senegalese di 28 anni e un gambiano di 35 che, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sono stati condotti in carcere. Gli immigrati, quando sono stati soccorsi, navigavano su due gommoni salpati dalla Libia. In uno c'erano 165 migranti, un numero mai raggiunto ad oggi. I migranti hanno pagato circa 400 dollari americani agli organizzatori libici che avevano assoldato i due giovani migranti disposti a condurre il gommone pur di trarre il profitto di non pagare il prezzo del viaggio. Una volta giunti in acque internazionali, il comandante ha effettuato una telefonata a mezzo satellite alle autorità di soccorso. Nel 2017 sono 102 gli scafisti fermati in provincia di Ragusa. Voltiamo pagina. Dopo l'apertura della circonvallazione a Scicli, adesso il passo fondamentale è l'arrivo dell'ambulanza medicalizzata all'ospedale Busacca di Scicli. Dopo la conferma da parte del sindaco Enzo Giannone dell'invio di una lettera all'ASP per comunicare che l'infrastruttura è comunque disponibile, abbiamo adesso anche parlato col commissario dell'ASP 7, Salvatore Lucio Ficare, il quale ha confermato che entro gennaio arriverà l'ambulanza medicalizzata al PTE di Scicli. Marco Scavino. Entro fine gennaio l'ambulanza medicalizzata arriverà a Scicli. È fiducioso il commissario dell'ASP, Salvatore Lucio Ficarra, che conferma di aver ricevuto da parte dell'amministrazione Giannone il comunicato ufficiale di apertura della strada, ovvero della circonvallazione. Quest'ultima permette di bypassare il passaggio a livello che insiste nei pressi del presidio sanitario Busacca. Ficarra ha parlato di tempi spiegando l'iter che hanno promosso gli uffici di Piazza Igea. Il sindaco finalmente ha aperto la strada e questo lo ringraziamo, e noi abbiamo già attivato la centrale operativa del 118 per chiedere il nulla osta al trasferimento dell'ambulanza all'ospedale. Le cose che ha detto lei sono vere, ma dobbiamo aggiungere che abbiamo aperto anche la dialisi pomeridiana, perché se voi vi ricordate prima la dialisi non era aperta. Non abbiamo ad oggi spostato nessuno, ma semplicemente migliorato l'utilizzo delle risorse all'interno dell'ospedale. Stiamo completando le opere che riguardano l'ospedale di Scicli, voi sapete sono circa 10 padiglioni con un finanziamento di 8 milioni di euro, per cui questo finanziamento ora va completato e è aperto il padiglione N, che sarà da qui a 15 giorni, contiamo di fare la gara per l'ammodernamento degli impianti di questo padiglione dove c'è attualmente la radiologia, e dopodiché potremmo dare il termine definitivo per il bonino Puleio. Dottore Ficarra, io non le chiedo un giorno, perché l'ultima volta che abbiamo chiesto un giorno è andata male con il Giovanni Paolo II, ma l'ambulanza grosso modo quando potrebbe arrivare a Scicli? Ci possiamo lasciare con dei tempi certi? Guardi, i tempi sono brevi, non le dico il giorno esatto perché dipende dalla centrale operativa di Catania. Abbiamo già contattato la responsabile, che tra l'altro io conosco da tanto tempo. Subito dopo le feste verrà a fare l'ispezione, se ci dà il nulla osta noi impiegheremo un giorno per il trasferimento. Presumibilmente quindi per il 15 di gennaio potremmo avere l'ambulanza? Allora facciamo così, presumibilmente per il 30, se la apriamo il 15 abbiamo vinto. Anche quest'anno si è svolto il tradizionale appuntamento donazione in divisa, giunto alla 16ª edizione. Come ogni anno i finanzieri sono andati nella sede dell'Avis per rinnovare l'appuntamento con la solidarietà.
Integrazione e solidarietà, due facce della stessa medaglia, due stati d'animo, ma uno stesso modo d'agire. Con questo spirito torna anche quest'anno, in occasione del Natale, il tradizionale appuntamento con la donazione in divisa, giunto alla 16ª edizione. I finanzieri stamani di buon mattino si sono recati nella sede dell'Avessiblea, centro prelievi di eccellenza, apprezzato a livello nazionale ed internazionale, per compiere un gesto esemplare per l'intera comunità di servizio. È una tradizione che si rinnova, come diceva lei, siamo felicissimi di essere anche oggi in prossimità del Natale. Qui è la 16ª edizione, ormai c'è una sinergia perfetta con l'Avis, a cui molto, con molto piacere veniamo a donare il sangue in divisa. È un senso di dovere civico, è un piacere che si fa non soltanto per gli altri, ma anche per noi stessi e per le nostre famiglie. Qual è il messaggio che si vuole lanciare in questa occasione? Il messaggio è che donare il sangue è un dovere civico, è un qualcosa che va al di là di un semplice gesto di amore, perché significa essere vicino alle persone che ne possono avere bisogno, e un domani tutti quanti noi ne potremo avere bisogno. La Guardia di Finanza è da sempre vicino al cittadino e questa è una dimostrazione. L'obiettivo primario del progetto è coinvolgere quante più persone possibili fra gli appartenenti alla pubblica amministrazione e ad altri enti, nella prospettiva di un impegno costante e duraturo. L'Avis di Ragusa è un'isola felice nel panorama anche nazionale. Sì, l'Avis di Ragusa è stata definita da un dossier di Repubblica la capitale d'Italia di chi dona il sangue, e quindi questo già dice tutto. Questo significa mantenere un livello qualitativo eccezionale, di carattere non nazionale ma addirittura internazionale. Ci stiamo impegnando, siamo fortemente impegnati. Ecco, il gesto di oggi, che non è un gesto di oggi ma è una continuità che dura da anni, rappresenta anche questo un elemento che contribuisce a creare quella qualità di cui possiamo vantarci. Adoperarsi al massimo affinché il ragusano DOP diventi il prodotto simbolo del territorio ibleo. Stamani i vertici del consorzio di tutela hanno illustrato tutte le iniziative promosse per rilanciare quello che viene considerato un prodotto di eccellenza. Presentato anche il logo già approvato dal MIPAF, che consentirà più facilmente di individuare i punti vendita. Già prodotto d'eccellenza dell'area Iblea, con radici antiche che risalgono al XV secolo, adesso è pronto per conquistare i mercati internazionali partendo da quelli locali. La promozione del ragusano DOP è già partita. Stamani il presidente del consorzio di tutela Giuseppe Occhipinti e il direttore Enzo Cavallo hanno illustrato le iniziative individuate per dare concretezza alla promozione e al rilancio del formaggio dalle caratteristiche organolettiche uniche. Il nostro ragusano fatto con latte crudo dai pascoli degli altopiani iblei è un prodotto che apprezzato tantissimo, ma che ha bisogno di ancora farsi conoscere. È un prodotto lavorato a mano con attrezzature in legno, dove mantiene tutte le caratteristiche organolettiche. L'obiettivo è farlo diventare prodotto simbolo del laborioso territorio ibleo. Per raggiungere tale obiettivo il consorzio ha deciso di valorizzare il logo già approvato dal Ministero. Un kit contenente materiale identificativo sarà consegnato ai punti vendita, dove sarà possibile trovare il ragusano DOP. La volontà è di coinvolgere associazioni, organizzazioni professionali, datoriali e sindacali, nonché associazioni di consumatori. Il consorzio ha anche chiesto un'audizione al coordinamento dei sindaci della provincia di Ragusa e ai primi cittadini di Rosolini, Palazzolo e Noto. Per coinvolgere gli imprenditori di tutta la filiera, inoltre a febbraio sarà organizzata la prima giornata del ragusano DOP. Presentazione di un logo ma anche di un programma che già è stato avviato e che mira a far sì che il ragusano possa diventare veramente l'immagine, il simbolo di una provincia laboriosa, di una provincia imprenditorialmente avanzata, una provincia dove l'enogastronomia ha un'importanza che tutti conosciamo, un'enogastronomia dove il ragusano ha uno spazio considerevole che noi vogliamo ulteriormente
realmente valorizzare nell'interesse dell'intera filiera. Il consorzio ha il compito di garantire chi produce e chi consuma. Credo che stiamo facendo al meglio la nostra parte. Va dato atto al Presidente e al Consiglio di Amministrazione che ci hanno creduto, e credendoci nelle cose si parte e si può anche arrivare. Tra i simboli del Natale anche quest'anno si è rinnovata la tradizione con alberi addobbati e presepi che rievocano la scena della Natività. In provincia di Ragusa, precisamente ad Ispica, un presepe interamente realizzato all'uncinetto da un insegnante in pensione. Lo vediamo insieme a Giada Giaquinta. Tecnica, passione, dedizione e tanta cura dei dettagli sono gli ingredienti principali del presepe della signora Pina Gerratana, realizzato interamente all'uncinetto nella propria abitazione a Ispica. Ci è voluto un anno intero per completare non solo tutti i personaggi che figurano nella scena della Natività, ma anche la grotta e le casette, come ci ha raccontato la signora Gerratana, insegnante in pensione, che ha ricostruito nel dettaglio un intero paese intorno alla grotta che rievoca la nascita di Gesù Bambino. L'anno scorso, quando ho fatto un pupazzo di neve, un Babbo Natale, però più grandi di questi pupazzetti, e allora mi è venuto in mente di fare un presepe. Qualche cosa l'ho visto su internet e qualche cosa, insomma, soprattutto ho visto su internet come fare il primo pupazzetto, lo scheletro, diciamo, e poi li ho rivestiti così. E ho incominciato a fare la grotta prima con la Madonna, San Giuseppe, il bue, l'asinello, insomma tutto quello che c'è nella grotta. Poi qualche casetta ci vuole e facciamo la casetta, ne ho fatta una, poi due, poi tre, insomma poco a poco. Qualche cosa o qualche altra casetta, o qualche ponte o qualche scaletta, e così a poco ho fatto tutto il paesaggio. Non è difficile identificare personaggi che secondo la tradizione figurano nel presepe, perché Pina Gerratana, con il suo lavoro minuzioso, ha definito con la tecnica all'uncinetto anche le peculiarità di ciascuno di essi. In dialetto uspaventatastid, perché ha avuto paura della stella e la guardava proprio così come da lontano, e aveva paura, però infatti è impaurito. Qua magari non si nota tanto, però più seccante è stato il prato, perché per fare il prato ho dovuto fare tanti piccoli pompò e poi attaccati, incollati su un cartoncino. Concerto di Natale per la Carlo Amore di Modica, ad esibirsi l'orchestra Santa Cecilia e gli alunni di Piano Gesù. È stata la chiesa di San Giovanni a fare da cornice al tradizionale concerto di Natale dell'Istituto Carlo Amore di Modica, ad esibirsi l'orchestra Santa Cecilia, formata dagli alunni del corso musicale, insieme agli studenti delle quinte classi della scuola elementare Piano Gesù, diretti dall'insegnante Teresa Giunta. Tanti i canti di Natale eseguiti al flauto dolce o in modo corale. L'orchestra della Carlo Amore è stata preparata dai docenti Costanza Guastelluccia, Fabiola Caruso, Maria Poidomani, Giuliano Parisi, Maria Concetta Rosa e Giuseppe Gambuzza. Gli alunni hanno eseguito un vasto repertorio natalizio. Alla fine del concerto, per sottolineare la continuità didattica tra Piano Gesù e la Carlo Amore, gli alunni di entrambi gli istituti hanno eseguito insieme un brano. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico dell'Istituto Carlo Amore di Modica, Francesco Tasca. Abbiamo voluto festeggiare insieme ai genitori, agli insegnanti e ai nonni le prossime vacanze natalizie, una ricorrenza alla quale l'Istituto Comprensivo Carlo Amore vuole continuare e dare forza nella tradizione e nel mantenimento dei valori. È stata una giornata molto intensa, ma ricca di soddisfazioni, anche perché i nonni hanno potuto godere dei nipoti in una veste diversa rispetto a quella alla quale sono abituati. Quindi una comunità scolastica, comunità educante, che ha l'obiettivo di educare, di istruire e di riaffermare i nostri valori di civiltà,
di tradizioni e di valori stessi della legalità delle istituzioni, tutte comprese ovviamente in primis la scuola. E continuano gli eventi della manifestazione Ricè Natale, non solo presepi allestiti in diversi angoli del borgo e zampognari nel cuore della settimana di Natale. Saranno in scena due spettacoli evocativi sul tema dell'Avvento con artisti noti sul piano nazionale come Mario Incudine e Gaspare Balsamo. Tra presepi, laboratori creativi per bambini, musica e tanti eventi, prosegue a Erice la manifestazione Erice Natale, il borgo dei presepi. Fino a sabato 23 dicembre tornano per le vie del borgo gli zampognari, che con le loro melodie rendono ancora più suggestiva l'atmosfera natalizia. Nel cuore della settimana del Natale, inoltre, saranno in scena due spettacoli evocativi del tema dell'Avvento tra tradizione e contemporaneità. Tra questi è Scigniù la notte con Mario Incudine, giovedì 21 dicembre alle ore 18 nella chiesa di San Giuliano, e Nove giorni, nove mesi con Gaspare Balsamo e Una valantaluna, sabato 23 dicembre alle ore 18 nella chiesa di San Martino. Martedì 26 dicembre invece alle ore 18 nella chiesa di San Giuliano sarà la volta del recital Giuseppe e Maria e le luci da lontano di e con Yolanda Piazza. Inoltre, nell'ambito della manifestazione promossa dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte, è possibile visitare i presepi presenti all'interno del polo museale Cordici, in cui è presente anche il prezioso presepe settecentesco, gli antichi pastorelli provenienti dal Museo regionale Pepoli di Trapani. Nel polo museale Cordici sono organizzati inoltre laboratori per piccoli artisti, tre laboratori creativi per bambini dai 5 ai 10 anni che avranno l'occasione di mettersi alla prova e realizzare lavoretti natalizi. Torna subito dopo l'edizione di questo telegiornale la rubrica d'adolescenza condotta da Giuseppe Raffa, che è il responsabile dell'ambulatorio antibullismo dell'ASP 7 di Ragusa. Il tema di questa puntata è hate speech e cyberbullismo, o cosa fare. Ebbene, adesso vi lascio allora la puntata adolescenza. Grazie come sempre per averci seguiti e a tutti voi ancora buon proseguimento.